Nome: Filippo. Cognome: Ferrarini. Club precedenti: quest'ultimo anno e anche l'anno precedente ho giocato alle Zebre, mentre prima Aironi, Crociati Parma e Noceto. Domenica inizia il campionato, voi giocate contro Cardiff. Dove arrivano le Zebre a giugno dell'anno prossimo? E l'anno scorso abbiamo vinto 5 partite e spero quest'anno di vincere di più, anzi sono sicuro che ne vinceremo di più. E sicuramente uno dei nostri obiettivi è competere con tutti e sicuramente cercare di non arrivare all'ultimo posto come l'anno scorso, che l'ultima partita del campionato ci è costata anche l'accesso alla nuova Heineken Cup, che si chiama Champions Cup. Noi facciamo quella che l'anno scorso era la Challenge, abbiamo due squadre francesi che sono Brive, Oyonnax e Gloucester. La partita con Gloucester forse sarà quella più difficile, insieme ai due francesi fuori casa. Penso che potremo provare a cercare sicuramente cercheremo di vincerle, di giocare per vincere sempre. Però penso che gli obiettivi più abbordabili siano le due partite con le due francesi in casa e speriamo di dimostrare di essere cresciuti anche in Coppa. L'allenatore più importante della tua carriera? L'allenatore più importante della mia carriera? Potrei citarne un po', perché nelle giovanili è stato Achille Ruffolo, al quale sono ancora molto affezionato. Allo stesso tempo Filippo Fratti, che mi ha dato la possibilità di esordire prima in Serie A e poi in eccellenza, dandomi la possibilità di farmi vedere per poter andare agli Aironi. E sono molto legato anche al mio allenatore attuale, perché che è Cavinato, perché l'ho conosciuto con le nazionali giovanili da tantissimo tempo. Il giocatore più importante della tua carriera? Diciamo che mi sono ispirato all'inizio, essendo nocetano e nocetano doc, a Massimo Giovanelli, che è stato anche capitano della nazionale, che giocava nel stesso ruolo, e probabilmente Richie McCaw, che comunque attualmente si dimostra ancora di essere forse il numero 7 più forte del mondo, e anche a Mauro Bergamasco, che ho la fortuna di avere come compagno di squadra. Il sogno segreto di Filippo per arrivare nel mondo del rugby? Il sogno segreto? Vabbè, da piccolino mi sarebbe piaciuto tantissimo giocare quello che ai tempi era Super 12, però penso sia molto, molto difficile come desiderio da esaudire. Diciamo che mi piacerebbe molto indossare la maglia della nazionale maggiore e spero che, lavorando duro come sto facendo, di riuscire a ottenere questo obiettivo. A marzo la nazionale gioca il 6 Nazioni. Chi gioca con il numero 7? Spero la facoltà di non rispondere. Grazie, ciao.